Buongiorno al dottor Claudio Saracino, oggi parleremo del famoso dubbio, sì, il famoso dubbio. Io noto in giro molta gente, anche giovani, che blaterano, parlano, dubitano di ciò che gli altri fanno e non fanno nulla per loro. Pensano di essere normali, come un po' chi si droga, no? Che pensa che lui sia normale, oppure chi si alcolizza e chi beve pensa che lui sia la persona normale, mentre gli altri, magari chi vuole aiutarlo, non siano normali. Quindi si fa prendere da questi dubbi, parla, critica. La verità è che, o sapendo o non sapendo che ha un problema, non fa nulla per provare a voltare pagina. Quindi significa che ha un forte, fortissimo senso di colpa, programma inconscio che lo porta a farsi male, a bloccarsi, ok? Perché quando uno gli mostra la strada, non deve fare nulla, una strada antipigrizia, anti dubbio, anti fallimento, e tu non lo fai e non si capisce neanche il perché. Io capirei se ti dicessero: sai, metti la tuta, perdi tempo, perdi soldi, ti costa una barca di soldi, ma santa Madonna, se ti dico, parlo con te, tu sai che sto parlando con te, ma parlo anche con tanta gente che ci ascolta e che magari è piena di dubbi, non sa cosa fare, non sa cosa scrivere, non sa cosa, e si arrende, così come se ci fosse il famoso destino fato, come se l'universo ce l'avesse con lui, ok? Sì, parlo un po' a tutti, perché io sono passato un po' da queste situazioni quando ero studente, lavoratore, senza una lira in tasca, e ti posso assicurare che ti capisco, però fino a un certo punto, perché quando uno ti dà una strada, ti dice che non perdi nulla, che non è da Striscia la Notizia, che non perdi la faccia, che puoi conservare l'anonimato, che non ti estorce nessuno segreti, nessuno ti manipola, chi più ne ha più ne mette, e tu ancora continui a non fare nulla e ti crogioli, ti giri in quell'olio bollente dei tuoi problemi esistenziali. Perché? Ma almeno non imprecassi, ma imprechi pure contro il mondo, contro chi secondo te è il colpevole dei tuoi problemi. Ma la colpa, la soluzione e il problema stanno dentro la tua capoccia, nel tuo subconsciente. Utilizza l'ipnosi, Dio santo, utilizza l'ipnosi come ti ho detto, e te ne uscirai. Poi servirà un secondo, un giorno, un mese, 7 mesi, 8 mesi, 10 mesi, non è importante. Sei rimasto 30 anni in quest'olio bollente, allora perché guardi l'orologio? Perché hai dubbi? Perché non osi, a parità di condizioni? Perché continui a dire, a pensare male degli altri, a dubitare della potenza della tua mente? Fermati un attimo, prendi un quaderno, un taccuino, chiamalo come vuoi, un bloc notes, carta e penna, e scrivi per una settimana ciò che immagini, ciò che senti come emozioni, ciò che ti ripeti abitualmente, le frasi, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri. Portatelo in tasca questo bloc notes, taccuino, e ti segni tutto. Poi mi scrivi in privato, in pubblico, cosa ti ripeti di più, ok? Cosa ti ripeti, e ti dirò cosa fare da solo per uscirtene, senza chiederti nulla di nulla, perché lo farei da solo, con la tua voce, con le tue parole, e basta ai paroloni, ai guru che ti dicono tante cose, ti motivano per un secondo e poi boom, di nuovo nella tua routine. E basta vedere questa TV paura, sempre le solite cose ripetute all'XM fua, l'ennesima potenza, che entrano qua dentro, come succedeva a me più di 30 anni fa, quando non capivo nulla di come funzionasse questa, perché anch'io, vittima di altre vittime, ipnotizzato dall'ipnosi di massa, pensavo che ci fosse il Padre Eterno, il destino, il fato, l'universo, e quindi non dipendesse da me nulla. Il destino, il fato, la fortuna è cieca. Poi ho capito invece che dipende da noi, ok? Non devi credere, ripeto, devi fare. Se ti dico una cosa da fare, falla.
e poi giudica. E se ti dico di farla senza occupare il tuo tempo, la tua vita, toglierti affetti, e mettere la famosa tuta come predico sempre nei miei video, e perché non lo fai? Perché cosa ti blocca? Allora vuol dire che è qualcosa di più forte che ti blocca, ok? A maggior ragione, fai, segui, non credere, ma fai quello che ti dico. Semplice. Poi giudicami dopo un giorno, una settimana, un mese, o meglio giudica te stesso. Sei te stesso che ti stai boicottando senza accorgertene, che stai remando contro te stesso per punirti, perché senso di colpa uguale punizione. Quando io ero bambini, con il metodo di una volta, era il genitore che ti metteva in punizione quando avevi sbagliato, ti sentivi in colpa, ti facevano sentire in colpa, ok? Quando diventi grande, il genitore sei te stesso, è il tuo subconscio che ti mette in punizione e quindi ti punisce, ti allontana dalla soluzione. Ecco, tu devi prendere quella luce in fondo alla tua testa, pur piccola, e dare un colpo di coda alla tua vita e cambiare, voltare pagina. Ce la puoi fare, ce l'hanno fatta tantissimi nel mondo, tantissimi. Perché non a te? Ok, magari puoi dedicare la tua vita ad aiutare gli altri, perché no? Una volta che te ne esci, con il tuo esempio puoi aiutare anche gli altri, ok? Puoi uscirtene dall'alcol, dalla droga, dal passato negativo, dai problemi esistenziali che la maggior parte di questa società è pregna, è intrisa, per cui io non voglio fare, non sono né un santo, né un santone, né un guru, come predico anche qui spesso, però mi piace trasferire tutto ciò che conosco alla gente di buona volontà, che crede in se stessa, ok? Poi, ripeto, devi allenarti come ti alleni in palestra, devi esercitarti, perché poi la fede, il nemico della fede è il dubbio, no? La critica, la paura, per cui per battere sta paura, sto dubbio, devi allenarti, fare azione, esercitarti, anche nel pensare, nel parlare, perché chi comanda dentro di te, nella tua testa, sei tu, con la tua ragione, perché gli occhi sono per il cervello come la ragione per il tuo subconsciente. La ragione e la volontà che Dio ci ha dato serve per dare la direzione, ok? La direzione. E poi ripetere, 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 allenarsi. Osserva chi va in palestra, si allena, alza i pesi, fa esercizi fisici, ok? E così è la mente. Io capisco, non è colpa tua, perché nessuno ci ha mai insegnato queste cose. Le religioni li sfiorano, ma neanche spiegano scientificamente perché, per come, tranne alcune branche nel mondo. Quindi credi in te stesso, agisci. Non invidiare gli altri, chi sta meglio di te, anzi, fagli la domanda: come posso fare per essere come te? Come posso fare per uscire da questo tunnel, da questa fogna, da questa situazione? Come hai fatto te? Chiedi a chi è già riuscito accanto a te, chiedi a chi è passato dal buio alla luce, ok? Perché c'è sempre la luce, il buio prima della luce. E credi in te stesso. E ciò io mi riferisco un po' a tutti e a tutto, non soltanto ad un settore particolare, mi riferisco dalla tristezza, dalla relazione, dalle nostre convinzioni, dai nostri sensi di colpa, dalla sfiducia, dalla bassissima autostima che proviamo verso noi stessi quando ci guardiamo allo specchio, ok? Ragazzi, siamo tutti di passaggio su questa terra, tutti dobbiamo morire prima o poi, ma non vuol dire che dobbiamo vivere una vita di merda, o come dicono in Spagna, di mierdas, no. Per cui facciamo azione, pensiamo positivamente, immaginiamo positivamente, reagiamo positivamente e proviamo e sentiamo positivamente. Certo, all'inizio ci sarà la famosa lotta conscio-inconscio, conscio-subconscio, l'angioletto col diavoletto, tutto quello che vuoi, ma prima o poi il bene vincerà sul male, per cui ti invito veramente a credere in te stesso, a credere nelle leggi della mente e ad utilizzare l'ipnosi, questa grande arte e scienza che ti può far veramente cambiare direzione. E il mio metodo, un metodo di CS del dottor Claudio Saracino, un metodo veramente unico al mondo, io almeno al momento non ne ho visti, che ti porterà veramente cose incredibilmente strabilianti, meravigliose, solo se
scusate, il telefono solo se ci credi. Anzi, più che credere, credere in te stesso, ci deve essere sempre il credere in te stesso, ma soprattutto se fai, ok? Se fai. Quindi non bisogna credere, perché l'ipnosi non è né religione né politica. Devi però fare, fare, fare. Un bacio e un abbraccio, al prossimo video. Scusami se mi sono dilungato un po' troppo. Non guardare l'orologio quando fai ipnosi e autoipnosi. Guarda i fatti, come ti senti. Per fare 1200 km inizi sempre dal primo passo. E credi in te stesso. Credi in te stesso. Seguimi su tutti i social. Visita la mia fanpage Ipnosi e Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. E iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione del dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com e seguimi anche sui social Twitter, Instagram, Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. E soprattutto credi, credi, credi in te stesso. E se leggi certi libri li devi leggere minimo tre volte, minimo tre volte. Devono diventare automatici, come quando hai imparato a guidare la tua autovettura. All'inizio toccavi tutto, sentivi tutto, poi dopo è diventato automatico. Addirittura adesso devi quasi quasi concentrarti per guidare, perché fai tutto mentre guidi, ok? Quindi, ripeto ancora una volta, riprendi i tuoi libri, rileggili minimo tre volte ciascuno, e ogni anno leggili almeno una volta a due, sempre, 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 i libri che a te interessano. Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, al prossimo video.